chiamiamo la buffa, serviva anticamente, quando sono nate le misericordie, quindi nel 1200, per fare la carità e non essere riconosciuti, perché nessuno si doveva sentire in dovere di qualcosa nei confronti di altri, per cui insomma ecco, la caratteristica era proprio questa, il cappuccio è per questo, per non farsi riconoscere. Oltre 150 figuranti, un intero paese che si mobilita, quello di Monte San Savino nella Val di Chiana, Aretina, per la processione del Venerdì Santo. Una tradizione che si rinnova ogni anno, oltre 1000 le persone che vi partecipano e che attraversano tutte le vie del borgo della Val di Chiana. È un modo anche per alleviare proprio le croci attuali, no? Le croci vere. È un momento, come dicevamo prima, di socializzazione sicuramente, un momento anche d'amicizia, di condivisione, per cui insomma queste manifestazioni ci accomunano veramente anche nella fratellanza, perché poi alla fine misericordia questo è, no? Per cui di questo parliamo. Tra le particolarità di questa processione, le torce che vengono incendiate e poi spente alla fine del percorso. Hanno, diciamo così, portano la luce nel corteo, per cui insomma è una manifestazione religiosa anche questa, ecco, attraverso i torcioni.